Questo programma è offerto da Al Caffè Letterario Licata alimentiamo la cultura. Benvenuti alla prima puntata di Extra Time. Questi i risultati della giornata inaugurale del campionato di Serie D: Agropoli 2 Torri 2-1, Cavese Rende 3-0, Interregio Città di Messina 1-0, Noto Montalto 2-2, Orlandina Licata 1-0, Pomigliano Acragas 0-1, Ragusa Battipagliese 2-2, Savoia Torre Cuso 5-0, Vibonese Gioiese 2-4. Questa è la prima classifica: Savoia 3 punti, Gioiese 3, Agropoli 3, Acragas 3, Interregio 3, Orlandina 3. 2 punti per la Cafese che sconta un punto di penalizzazione, 1 per Noto, Montalto, Ragusa e Battipagliese, 0 punti per Licata, Città di Messina, 2 Torri, Pomigliano, Rende, Vibonese e Torre Cuso. E adesso gustiamoci il servizio di Orlandina Licata. Non comincia nel migliore dei modi il campionato per il Licata Calcio, che al Cicino Amicale di Capodorlando soccombe per 1-0 contro la neopromossa Orlandina. Con ancora mister Alberto Licata in panchina, i gialloblu ci mettono tanta buona volontà, ma il ritardo di preparazione atletica è evidente. La gara inizia con l'Orlandina in attacco pericolosa con Orioles, Cocimano e Russo, ma in tutte e tre le occasioni Zappulla viene salvato dalla poco precisa mira degli avversari. Al 25esimo, bella azione di Mincica che serve Frisenda in area, ma il suo colpo di testa termina al lato d'un soffio. Il Licata replica con Castagna e con un tiro che si spegne alto sulla traversa. Sul finire del primo tempo, Cocimano a tu per tu con Zappulla si fa ipnotizzare dal portiere licatese. Termina sullo 0-0 la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo ritmi blandi, la prima emozione arriva al quarto d'ora con Marino pericoloso sul calcio di punizione. Il vantaggio dell'Orlandina giunge 3 minuti dopo e più precisamente al minuto 63. Cocimano calcia sul primo palo, Zappulla respinge malamente e arriva Orioles per il tap-in vincente, 1-0 Orlandina. Nel finale forcing del Licata che va vicino al pareggio con Viscido con un bolide dei 25 metri al minuto 80 e con Di Giovanni in pieno recupero, ma Pandolfo si salva nonostante le incertezze. Termina qui la gara con l'Orlandina che mette in cascina i primi 3 punti della stagione, mentre in casa Licata c'è ancora molto da lavorare. Al Caffè Letterario Licata alimentiamo la cultura. Comincia nel migliore dei modi il campionato dell'Acragas, che viola il campo del Pomigliano per 1-0. La rete decisiva è stata siglata da Gatino Chiavaro, direttamente sul calcio di punizione sul finire del primo tempo. Il Savoia travolge il Torre Cuso con il risultato di 5-0. Gli uomini di Feola rifilano ben 5 gol alla formazione di Santo Suosso. Dopo solo 9 minuti, Meloni mette a segno il primo gol del match. Al 24esimo, Scarpa dal dischetto raddoppia.
Il Torrecuso non reagisce, al 27esimo incassa il terzo gol, realizzato ancora una volta da Meloni. Le emozioni non finiscono, il Savoia continua a dominare e mette a segno altre due reti. Meloni realizza la tripletta al 42esimo del primo tempo. Nella ripresa ci pensa Tiscione a chiudere definitivamente il match. Colpaccio della neopromossa Nuova Gioiese che rifila ben 4 reti a domicilio alla malcapitata Vibonese nel derby calabro. Pronti via ed 1-2 di Pascu per la Gioiese. Accorcia le distanze Bobber Marasco per i rossoblù. Nella ripresa dopo 10 minuti arriva il pari della Vibonese con Cosenza, ma la Gioiese non ci sta e si riporta in vantaggio al 65esimo con Cirianni. Chiude il match 5 minuti dopo Lombardo che sigla il 2-4 finale. Esordio con sconfitta per il Due Torri in Serie D. Ad Agropoli sono i Delfini ad avere la meglio. Il primo gol arriva al 60esimo con l'ex Savoia Aguarro. 15 minuti dopo il raddoppio è opera di Scognamiglio. 2-1 finale lo segna Angione a tempo quasi scaduto. Al Caffè Letterario Licata alimentiamo la cultura. Questo invece è il programma del prossimo turno. Agragas Ragusa, Battipagliese Noto, Città di Messina Agropoli, Due Torri Capese, Gioiese Orlandina, Licata Interreggio, Montalto Vibonese, Rende Savoia, Torrecuso Pomigliano. Questo programma è offerto da... Al Caffè Letterario Licata alimentiamo la cultura.